Per la manutenzione ordinaria delle 191 carceri italiane servirebbero ogni anno 50 milioni di euro, ma l'amministrazione penitenziaria ne mette a disposizione 4, destinando alle 13 strutture piemontesi circa 10.000 euro a istituto. Lo ha reso noto il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Il 23 dicembre abbiamo fatto una conferenza stampa presentando il dossier dei problemi, un problema strutturale per ognuno delle 13 carceri piemontesi. In questi giorni è arrivata anche la risposta ufficiale di Santiconsolo, il capo del dipartimento a cui avevamo scritto e chiesto un intervento. È una risposta per molti aspetti positiva perché si confermano le analisi e le criticità che abbiamo individuato e che abbiamo segnalato. E poi abbiamo anche alcune risposte operative, ma è un passo di una mobilitazione che con i garanti comunali vogliamo continuare a tenere alta e accesa, un'attenzione necessaria, perché il contenitore carcere determina per molti aspetti l'esecuzione penale.